Sarà un weekend ricco di iniziative, quello di sabato 7 e domenica 8 dicembre, per il Natale in città del comune di Pordenone. Piazzetta Calderari e Piazzetta San Marco ospiteranno dalle 9 alle 20 l'altro Natale, il mercatino solidale, dove si potranno trovare oggetti realizzati da associazioni, onlus, sodalizie e cooperative attive nel settore sociale. Acquistando questi regali si potranno fare felici tante persone, ma anche gli artefici e beneficiari dei tanti progetti di solidarietà che si autofinanziano anche in questo modo. Il mercatino sarà animato da trucca bimbi, palloncini, calcio balilla, in collaborazione con la gastronomia San Marco, che in una propria casetta distribuirà anche golosissime bevande calde. I bambini, inoltre, potranno trovare un piccolo villaggio natalizio con Babbo Natale e dalle 15:30 di sabato avranno degli aiutanti eccezionali per scrivere la loro letterina, che poi potranno imbucare nell'apposita cassetta. Alle 11:00 invece ci sarà l'esibizione del Sax Melody Quartet, in collaborazione con la Filarmonica Città di Pordenone. La mattina della domenica sarà invece animata da un'esibizione corale al cura del CEM, sotto la loggia del municipio. Durante le due giornate ci saranno animazioni dei clown dottori e laboratori sul cioccolato. Piazzetta Freschi accoglierà, sempre nelle giornate di sabato e domenica, presepi in città, l'esposizione di presepi realizzate dalle scuole cittadine, che riceveranno in dono dall'associazione Noi di Via Cavallotti e dalla Proloco di Pordenone del materiale didattico. Sabato la giornata sarà animata a partire dalle 15 dal trucca bimbi, domenica dalle 11 alle 17 ci sarà il laboratorio creativo di Giulia Artico. Domenica 8 dicembre alle 16, come da tradizione, verrà inaugurato il presepe con le statue di legno, realizzate negli anni passati da scultori del Triveneto, allestito sotto la loggia del municipio in collaborazione con l'oratorio Don Bosco. I ragazzi proporranno musiche originali e letture a tema per offrire un momento di riflessione e condivisione.